Se poteste anticipare anche la mia quota, ve la restituirei poi coi prossimi affitti. Ma certo, ne ho già parlato con Massimo. Mi dispiace, sai, dovertelo chiedere veramente, ma... Scusi. Pronto? Pronto? Pronto, chi parla? Hanno riattaccato. Sarà uno sbaglio? No, 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 non è uno sbaglio. Da qualche giorno succede spesso. Appena sentono la mia voce, riattaccano. Non capisco. Non sarà un difetto del tuo apparecchio? No, no, il telefono va bene, ho già fatto verificare. Vuoi ancora una tazza? No, no, grazie davvero. Devo proprio andare, sai? Massimo ha preso i biglietti per il Boris questa sera. E sai com'è lui. Se l'opera comincia alle 9, deve muoversi di casa più tardi alle 8. Alla mania della puntualità. Allora grazie per il prestito. Ti ripeto, mi dispiace veramente dovertelo chiedere. Ma figurati. In un anno ce le riprendiamo con la tua parte di incassi, no? Sì, queste riparazioni proprio non ci volevano, sai. Mi hanno rovinato tutto il bilancio. D'altra parte, l'intonaco della facciata sta andando proprio a pezzi. Nessuno ci ha messo le mani da 30 anni. Lo so. Lo so, lo so. Ma... il fatto è che come amministratrice non valgo proprio niente. Sì, in teoria dovrei vivere abbastanza comodamente con quello che mi ha lasciato Pietro e la mia parte di casa. Ma invece continuo a mangiarmi il capitale. Sei stata bravissima e lo sai. Adesso poi, appena terminato gli esami, Sandro potrà impiegarsi, no? Massimo mi ha già promesso di aiutarla. Se passa. Sai, gli esami non sono una sciocchezza. Passerà, passerà. Tu sei sempre alla ricerca disperata di qualche cosa per inquietarti. Ah, si può essere. Ma questa volta, sai, lo conosco bene io il mio Sandro. No, questa volta non so, mi nasconde qualche cosa. Io non riesco a capire che cosa abbia. È nervoso, è distratto, è inquieto. Non so, come se qualche cosa lo tormentasse. Sarà stanco. I ragazzi sono soffocati dal lavoro. Lo vedo con Mara. Ma forse. Sì, può essere. Io sono veramente un temperamento troppo apprensivo. Ma da una settimana sono nervosa. Non so, non riesco a dormire la notte. Vorrei che si confidasse, capisci? Che mi raccontasse tutto, come ha sempre fatto. Ma sei proprio sicura che ci sia qualcosa da raccontare? Lo conosco, Sandro, come se fosse una parte di me stessa. Ma non so, da qualche giorno c'è come un muro tra noi. Ed è proprio questa impossibilità di comprenderlo che mi tormenta. E allora parligli tu. Non sono pronta a giurare che si tratta di una sciocchezza senza importanza, Elena. No, no. Deve venire lui, come ha sempre fatto. Non mi resta che aspettarlo e intanto seguirlo, studiarlo. Sono certa che un pericolo lo minaccia. Pronto? Casa Bennari. Chi lo vuole? Ah, Luigi, scusa. Scusa, caro, sei tu, non t'avevo riconosciuto. Sì, adesso te lo mando. E come sta la mamma? Salutamela, eh? Dille che uno di questi giorni le telefono. Sì, sì, adesso te lo mando. Sandro, c'è Luigi. Grazie. Ciao. Pronto, sì, allora... Ma non è vero. Ma no, no, è ridicolo. No. Ti dico di no. Devi credermi, Luigi. No, adesso non posso qui. Sì, ecco, sarebbe meglio. Quando?
Ti dico che adesso qui non posso. Oh, ecco, bravo. Quando vuoi, anche subito. Va bene. Ciao e grazie, eh. È successo qualche cosa? No, perché? Niente. Ciao. Ciao. Lo vedi? Lo vedi come fa? È sempre così. Nascosto, inquieto, non ti guarda mai in faccia. No, cara, io non sono tranquilla. Senti, io ho già capito tutto. Che cosa? Ma sì, le telefonate misteriose, la poca voglia di studiare, i segreti dell'amico intimo. Scommetto che hai anche perso l'appetito, Sandro. Cosa vuoi dire? È semplice. È innamorato. Sandro. Ma no, ma sei ancora un ragazzo. Ma scusa, quanti anni ha? 20, no? Ma non si tratta di età, si tratta di carattere. Ma no, ti dico, lo conosco molto bene io. È ancora un ragazzo, i suoi interessi sono lo sport, il cinema, il jazz. Ma sei un ragazzo. Era, si trasformano da un momento all'altro. E quelle quattro smorfiose maleducate se li portano via, così. Ma no. Ti dico di no. Ma sì, naturalmente ha già avuto i suoi piccoli flirt. L'altro anno al mare, per esempio. Sì, ma veniva a raccontarmeli subito. Non mi ha mai nascosto niente, lui. Ero la sua confidente. Mi domandava anche consiglio sulla tattica da adottare. Vuol dire che questa volta non si tratta più di un piccolo flirt. Ma ti rendi conto di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Sandro, che ha ancora la mentalità di un bambino. Sono pochi 20 anni, sai. Oh, ma scusa, tu ti sei sposata a 20 anni, io a 18. Ma cosa c'entra, cara? Per noi donne è diverso. No, tu non lo conosci abbastanza, non puoi renderti conto dell'assurdità di quello che dici. Senti, io ci metterei la mano sul fuoco, i sintomi ci sono tutti. Comunque, Elena, non è proprio il caso di stare tanto in pena, no? Si tratta di una malattia necessaria, inevitabile, come un morbillo, la tosse convulsa. Sì, cara, sì, lo so benissimo, tra qualche anno... Sì, i figli li mettiamo al mondo per questo, perché ci lasciano al momento buono. Ma tra qualche anno. Ho paura che ti illuda. Comunque, Sandro è un ragazzo con la testa sul collo. Adesso fammi scappare, che sono proprio in ritardo, sai, Elena. Okay. Grazie, grazie mille. Prego, ci telefoniamo domani. Sì, e ringrazio anche tanto Massimo. Sì, figurati. Buon divertimento. Ciao, buonasera. Avanti. Esci? Sì. E dove vai? Non lo so, prendere un po' d'aria. Ti vedi con Luigi? No, perché? Così, domandavo per sapere, siccome ha telefonato. Non so, avevo l'impressione che dovesse dirti qualche cosa. No. Questa volta la nota investigatrice ha fatto fiasco. Pronto? Pronto, chi parla? Pronto! Pronto! Chi parla? Chi è? Ma non lo so io. Non ha risposto nessuno. Sarà uno sbaglio. Credi? Che vuoi dire? Senti, non dirmi che non ti sei accorto di tutte queste telefonate a vuoto. 3 o 4 volte al giorno. Quando sentono la mia voce riattaccano. Chissà perché. Sarà uno scherzo. Uno scherzo molto stupido, non ti sembra? Ah, finiranno con lo stancarsi. Oh, quanto fumi, Sandro. Non si respira qua dentro. Lo sai che mi dispiace quando fumi tanto? Ti fa male alla salute. Ne parliamo dopo gli esami, va bene? Per oggi hai finito di studiare? Riprenderò dopo cena, perché? Perché se hai finito io apro un po' le finestre, non so, c'è la nebbia qua dentro. Come vuoi. Insomma, si può sapere che vuoi?
Che fai qui? Mettevo un po' d'ordine. Vuoi finirla di spiarmi? Sa. Così poi non trovo più niente, perdo un sacco di tempo. Ho sempre messo in ordine io tra le tue cose. Non ti sei mai lamentato, non ti sei mai ribellato. Ma sì, scusami. In questi giorni, sotto gli esami, sono più nervoso. Non ho meno tempo disponibile, capisci? Se mi prendi gli appunti, me li cambi di posto. Ah, erano appunti importanti, quelli. Non lo so, non ho guardato. Immagino di sì. Già, io ti ho sempre spiato. Sempre. Da 20 anni, da quando sei venuto al mondo. Per favore, mamma, non volevo dirlo. Da quando è morto tuo padre, spiarti è stato l'unico scopo della mia vita. Beh, tu non puoi ricordartene perché eri troppo piccolo. Ma per me allora ogni cosa era come scolorita, non so, senza significato. Per favore, mamma, non volevo dirlo. È stato uno scatto. Il primo impulso che mi venne spontaneo dopo quel vuoto che sembrava non dovesse riempirsi mai più fu per spiarti. Sì, per scoprire sul tuo viso se avevi capito, se soffrivi. Se adesso mi togli anche questo che mi resta. Mamma, non ti sembra di esagerare? È per una parola. No, no, caro, non si tratta di una parola. Che vuoi dire? Ma niente, niente. No, 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 scusa, non parli mai a Vandera. Beh, tu. Infatti. Allora? Tu non ti sei accorto di niente, vero? In questi 10 giorni non ti sei accorto della mia ansia, della mia preoccupazione, di tutti gli sforzi che ho fatto per farti parlare. No? No, io... Tu? Non capisco, cosa è successo? E lo domandi a me. Sono 10 giorni che io sto aspettando, sperando che tu me lo dica, che tu venga da me e mi dica, mamma, devo dirti qualche cosa, come hai sempre fatto. Dopo aver tentato di nascondermi i tuoi piccoli segreti e non esserci riuscito. Ma io non ho niente da raccontarti, mamma. Non mentire così. Io ho sempre scoperto i tuoi segreti prima che tu ti decidessi a confidarmeli. E anche quando ero arrabbiata, anche quando avevo deciso di punirti, in fondo ero felice. Ero felice perché tu ti rivolgevi a me, perché io potevo aiutarti, perché ero l'unica persona alla quale ti rivolgevi senza orgoglio, senza pudore. Eravamo amici, vero? Noi siamo amici, mamma, lo saremo sempre. Già. Però questa volta non sei venuto da me. No, non sono venuto. Sei così cambiato. Non so, mi sembra di non riconoscerti. Ma perché non vuoi che ti aiuti, eh? Perché non vuoi che tenti almeno di aiutarti? Non capisci che questo tuo modo di fare mi angoscia, mi fa pensare, non lo so nemmeno io a che cosa, a un delitto. Ma che dici? No, non a un delitto, perché allora saresti venuto da me. Già, allora avresti capito che io sola avrei potuto aiutarti. Senti, mamma, non diciamo assurdità. Non è niente di così grave. È un problema mio. Capisci? Mio e anche di altri. Capisci, mamma, non appartiene soltanto a me. Ed è per questo che non posso parlare. Non è il caso che ti impressioni tanto, te l'assicuro. Beh, solo mettiti il golf perché fa ancora presto la sera. Ma figurati, fa un caldo che si scoppia. Ma mettiti il golf, non discutere sempre. Lo vuoi fare? Vuoi riprenderti la bronchite proprio adesso, alla vigilia degli esami? E con tutti i tuoi affari misteriosi. Misteriosi, sì, ma non per tutti, eh? Con me non hai voluto parlare, invece a Luigi hai raccontato ogni cosa. Già, all'amico del cuore non si nasconde niente, eh? Che c'entra Luigi? No, a Luigi hai raccontato tutto, con lui non hai avuto reticenze. Come lo sai? Non è difficile, caro, bastava ascoltare le vostre telefonate. Cosa credi, che Luigi possa difenderti meglio di me? Ti sbagli, sai. Insomma, mamma, è ridicolo, sembri gelosa. Insomma, ti proibisco di parlarmi così, eh? Te lo proibisco. Ma allora se non è una scenata di gelosia... Sandro! Dimmi cos'è, ho quasi 20 anni, ho un cervello buono come tutti gli altri, ma non ho il diritto di comportarmi come... No, questo diritto non l'hai, con me. Perché io ti ho sacrificato tutta la mia vita, capisci? Tutta la mia vita per amor tuo. Senza chiedermi se avevo il diritto o meno di pensare un po' a me stessa e di ricostruirmi un po' di felicità. Cosa credi, che non avrei potuto? Non l'ho fatto soltanto per te. Ti rendi conto almeno di quello che ti ho sacrificato? E adesso che fai? Presenti il conto. Sei cambiato da un giorno all'altro. Chiedo scusa. Mi conosco i sacrifici che hai fatto per me. Non li dimenticherò mai.
Ma tu non puoi chiedermene gli interessi in cambio. Capisci, mamma? La mia vita devo costruirmela io. I miei errori devo commetterli io. E pagarli io quando sarà necessario. Capisci, mamma? È meglio anche per te. Quando tutta questa storia sarà finita, ti racconterò ogni cosa e vedrai che avevo le mie ragioni per non parlare. Con me? Con Luigi, invece... Ma dirai anche di Luigi. Non sono stato io a informarlo. No, e chi è stato? Te lo dirò quando sarà possibile. Per adesso vorrei soltanto che ti mettessi tranquilla perché non si tratta di niente di grave. E soprattutto vorrei che tu avessi un po' di fiducia. Saprò sbrigarmela da solo, non aver paura. Va bene, come vuoi. Oh, brava. Adesso non fare quella brutta faccia, eh. Solo per piacere. Fa un sorrisetto. Appena appena, così. Ciao, a più tardi. Ciao. Sandro. Pronto? Casa Torri? Per favore, c'è Luigi? Grazie. Ah, Luigi, sono la mamma di Sandro. Sì. Senti, Luigi, io vorrei parlarti un momento. Grazie, caro, sì, te ne sarò grato. No, 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 perché, vedi, troveresti Sandro e preferisco che non sappia. Facciamo domani alle 4, va bene? Ti aspetto, eh? Sì, grazie. Arrivederci. Senti, Luigi, io ti parlo come un altro mio figlio. Voi due siete cresciuti insieme, siete molto affiatati. Beh, sì. Ecco, per questo, vedi, io mi sono decisa a farti venire qui. Sai, non è stato facile perché io non sono una donna molto comunicativa. Sì, per me qualche volta soltanto parlare, dover chiedere un favore, mi riesce difficile. Sì, difficile fisicamente, capisci? Certo, naturale. Ecco, questo... Per spiegarti che non mi sarei decisa a chiamarti, non mi sarei piegata a chiederti un'informazione. Piegata? Ma signora, non è assolutamente il caso. Sì, sì, piegata, piegata, perché è doloroso, è umiliante per una madre dover chiedere ad altri qualcosa sul proprio figlio. E non l'avrei fatto se non sentissi il dovere di aiutare Sandro, anche contro la sua volontà. Ma cosa ha fatto Sandro? Tu non lo sai? Io non capisco a che cosa si riferisca. No? Veramente, no. Stammi a sentire, Luigi, per favore.
Io sapevo già che mi avresti risposto così. Sì, e so anche quello che stai pensando. Tu non vedi l'ora di potertene andare per liberarti di me. Ma no, signora, sì, le assicuro. Ma sì, caro, è umano, io lo capisco. D'altramente è un sentimento di lealtà che ti fa onore, sì, veramente. Già, tu pensi che se Sandro non ha sentito il bisogno di aprirsi con me, sua madre, tu lo tradiresti svelando il suo segreto. È umano, io ti capisco. Scusi, signora. Ma io so non... che tu sai tutto. Me l'ha detto lui. Mi ha accennato a qualcosa, ma non mi ha detto tutto. Non tutto, soltanto l'essenziale, anch'io, non chiedo altro. Signora, io ho l'impressione che lei si sia lasciata troppo inquietare da una sensazione. Ma per forza, finché mi si tiene all'oscuro di tutto, finché funziona questa vostra omertà, sì, è la parola, finché trovo in voi questa resistenza che aumenta, tanto più io cerco di sapere. Dirò a Sandro di raccontarle ogni cosa. In fondo non vedo perché non dovrebbe. Ma no, è inutile, non ci riusciresti. Ascoltami, Luigi, tu devi capirmi, io ti parlo veramente come un figlio. Io non voglio costringerti a tradire Sandro e a svelare il suo segreto, ma io devo sapere assolutamente. Se tu non parli, io dovrò trovare un'altra strada. Vedi, ieri sera Sandro ha chiuso nel cassetto della sua scrivania dei fogli. Non l'aveva mai fatto. Io mi sono trovata immobile davanti a quella scrivania per 5 minuti, resistendo alla tentazione di metterci le mani. Se io fossi costretta ad aprire quel cassetto e a frugarvi dentro, io mi sentirei, non so, come una ladra, peggio. Ma se tu non parli non ho altra strada. Lo capisci? Sono nelle tue mani. Senta, signora, io non capisco perché Sandro si ostina a non volerle dire niente. Perché è fatto così, è un carattere ostinato, caparbio. Ma lei capisce? La mia situazione è un po' imbarazzante. Non sono neanche certo di poterle spiegare esattamente ogni cosa. Potrei ingannarle involontariamente. Perché è una situazione così complicata. No, no, molto semplice. Ma vede, non so come dire. Quello che noi ragazzi consideriamo in un modo, ecco, il nostro angolo di visuale per ogni avvenimento è diverso da quello dei nostri genitori. E credi che non potrei capirvi? Ma io mi sono sempre illusa di essere una madre abbastanza moderna. Oh, senz'altro, senz'altro. Vorrei che la mia mamma fosse di idee larghe come lei. Davvero, ne abbiamo parlato spesso con Sandra. E allora? Allora, abbiamo il senso delle proporzioni diverso, ecco. Qualcosa che per voi, e forse ha ragione, non discuto, può sembrare di nessuna importanza, non so, una sconfitta sportiva, una delusione amorosa, per noi assume la grandezza di una tragedia. E viceversa, quello che per voi è un avvenimento cosmico, per noi può essere una semplice sciocchezza. In fondo, usiamo un linguaggio diverso. Senti, stai cercando di spiegarmi qualche cosa o parli soltanto per evitare di rispondermi? Questo almeno me lo puoi dire, no? Sto cercando di dirle perché esito a parlare. Oltre allo scrupolo di commettere una specie di tradimento nei confronti di Sandro, vi è anche questa paura di non riuscire ad esprimermi bene, di darle un'impressione sbagliata. I particolari non li conosco neanch'io. Sandro non si è confessato neanche con me, capisci? E allora, come mai tu sai tutto? Attraverso un'altra via. Ah. Senti, senti Luigi, non si tratta di un mio capriccio. Vorrei che tu te ne convincessi. Signora, no, aspetta, aspetta. Io devo aiutare Sandro, anche contro la sua volontà, perché... Beh, perché ci troviamo in una situazione molto difficile. Sì, finanziariamente, voglio dire. Beh, è assolutamente necessario che Sandro passi agli esami e si trovi subito un impiego. Altrimenti io non riesco neanche a immaginare che cosa potrebbe accadere. E ci penso continuamente, da 10 giorni. Tutto quello per cui abbiamo lottato fino ad oggi andrebbe perduto. Sandro dovrebbe, non so, rinunciare anche alla laurea. Oppure dovremmo restringerci ancora di più, vendere qualche cosa. L'impiego c'è, è già pronto. Se però Sandro supera gli esami. Ma da 10 giorni è svogliato, non si applica. Ma la capisci la mia ansia, la mia preoccupazione? Sì, certo. Ma non capisco. Si tratta di un capriccio di madre gelosa. Vorrei che tu te ne convincessi. Non mi comporterei così, te lo giuro, avrei più pudore. Ma signora, io non ho mai creduto. Io voglio soltanto aiutarlo. D'altra parte, so di che si tratta. Ma sì, perlomeno lo immagino. Non c'è molta scelta. E non una ragazza per bene, non di buona famiglia.
Ah, non una di quelle che si può sperare di sposare e di portare a casa un giorno o l'altro. No, evidentemente. Ecco, signora, no, su questo no, punto... No, no, caro, no. Perché altrimenti Sandro non sarebbe così inquieto e me ne avrebbe già parlato. Che cos'è? Una tricetta di varietà? Peggio? Fa la commessa. Ah, ho capito. E di quelle che dicono di fare le commesse e poi si servono della loro professione per intrappolarvi, eh? Come vedi, non hai avuto neanche bisogno di parlare perché sapevo già tutto. E adesso la capisci, la mia ansia? Sandro è ancora un ragazzo senza difesa. Può credere a tutto quello che gli raccontano, può lasciarsi prendere da un'infatuazione romantica. Scusi, io credo che si sbagli. Sandro... Ti stupisce che io lo giudichi così? Vedi, è proprio come dicevi tu. Sì, è un diverso senso delle proporzioni. Per voi questa avventura di Sandro oggi può prendere le proporzioni di una tragedia. Già, perché voi non sapete come passino presto e quante poche tracce lasciano queste tragedie quando le si ricorda dopo. No, scusi, non volevo dir questo. Ho l'impressione che lei si sia fatta un'idea sbagliata. Sì, sì, dal vostro punto di vista, sì. Già, la prima avventura, il primo amore, Ci arrivate sempre ben preparati col vostro bagaglio di cinismo e poi là, ci cascate dentro come dei collegiali romantici. Beh, per fortuna passa presto, niente di grave. Però mi ero spaventata, sai, si credevo peggio. Appunto, niente di grave. Beh, grazie, Luigi. Oh, si figuri, signora, io... Ah, senti, senti, Luigi, ora però devi dirmi il suo nome e il suo indirizzo. Stai tranquillo perché Sandro non saprà mai niente. Ma io devo vederla, capisci? Devo parlarle. Fa la commessa dove? In un grande magazzino? No, signora. In una merceria. Si chiama Piera. Il negozio è chiuso, mi dispiace. Lo so. Ho aspettato che lei fosse sola perché vorrei parlarle un momento. A me? Lei è la signorina Piera, vero? E allora? Oh, mi scusi, io questa sera non... Sono la mamma di Sandro. E allora? Beh, certamente lei immagina la ragione di questa mia visita. No. Non immagino. Senta, signore, io sono stanchissima, io devo tornare a casa. No, ma io non sono venuta per farle una scenata, signorina, stia tranquilla. Una scenata? Sì, sono venuta soltanto per parlarle, ma come una mamma. Non c'è niente da accusare, io capisco benissimo. Vede, io sono sempre stata molto vicina a mio figlio. Ma cosa vuole? Perché l'ha mandata? No, non mi ha mandata lui, sono venuta io, di mia iniziativa. Vede, signorina, Sandro sta attraversando un momento molto grave. Sì, è innamorato di lei. Non capisce altro. Non parlo per gelosia, no. Io penso soltanto alla felicità di mio figlio. No, aspetti, signorina. Se io credessi che Sandro potesse essere felice con lei, non sarei intervenuta, le assicuro. Ma Sandro è ancora troppo giovane, non può pensare a crearsi una famiglia e a scegliersi una compagna. Deve studiare e farsi una posizione. Noi non siamo ricchi, non si illuda. Lei potrebbe rovinargli l'avvenire senza ricavarci proprio niente. Come vede, io le parlo con molta franchezza. E poi anche per lei. È così facile alla vostra età commettere una sciocchezza. Una sciocchezza? Ma che cosa le ha detto? Ma perché l'ha mandata? Che cosa vuole ancora? Le ripeto che Sandro non sa nulla. Sono venuta io e vorrei pregarla di... Non può lasciarmi in pace. Sono stata brava, ho consentito a tutto, ho promesso di non farmi più vedere, di non cercarlo. Gli ho restituito tutte le sue lettere. Di che cosa ha paura? Che cosa vuole? Mi lasci andare, la prego. Ma scusi, signorina, io
Non sapevo. E quando lo vede, se riesce a parlargli ancora lei, gli dica che non ho mai avuto l'intenzione di fare uno scandalo io. Non ne sono il tipo e lui dovrebbe saperlo. Non ho mai pensato di ricattarlo. Cerchi di farglielo capire se ci riesce. Io gli volevo bene, nient'altro. Nient'altro, sa. Glielo dica quando lo vede. Non so se mi ascolterà ancora. Gli dica che ho cercato di rincorrerlo, di trattenerlo, che gli sono corsa appunto dietro come una ragazzaccia, solo per questo, perché gli volevo bene. Che ho fatto quelle stupide minacce l'altra sera perché mi sembrava di non poter più vivere senza di lui. Glielo dica. Gli ho dato tutto, senza chiedere niente. E lui lo sa bene. Soltanto il suo amore, nient'altro. Ma Sandro, glielo dica. Ormai non me ne importa più niente. E adesso vada via, per favore. Mi lasci sola. Come tutti gli altri. Un uomo. Ciao, finalmente. Dove sei stata? No, così in giro. È tardi. Cominciamo quasi a stare in pena. Guarda, con molte scuse per gli scatti e le cattive parole. Ah, grazie. Hanno rimandato gli esami di 6 giorni. Avrò tutto il tempo per finire di prepararmi. Bene, no? E non dovrai più preoccuparti. Sai, anche per quell'altra faccenda. È andato tutto bene, poi ti dico. No. Non voglio sapere. Come vuoi. E allora? Sai che facciamo? Bada che ti rovinerai l'appetito. Non c'è pericolo, stasera ho una fame da lupi. Sai che facciamo? Andiamo al cinema, noi due soli. Pago io. No, no, grazie. Io resto a casa, sono molto stanca. È colpa mia, vero? Continuo a darti pensieri, preoccupazioni, inquietudini. No, non anche questo. È finito. Non mi darai più né pensieri né preoccupazioni. Niente. Non ti spierò più, stai tranquillo. Avrei paura. Ma cosa dici, mamma? Niente, niente. Beh, allora mettiamoci a tavola perché si fa tardi. No, 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 no. Tu resta seduta. Vado io in cucina. Stasera penso a tutto io.